Se la parola d'ordine per il rinnovamento della PA è accesso, con l'apertura delle porte di un'amministrazione rimasta per troppo tempo chiusa al mercato del lavoro, è altresì fondamentale assumere bene. Cosa significa e cosa comporta? Per assumere bene abbiamo bisogno di fare una riflessione su due aspetti. C'è il processo di assunzione e quindi tutto il meccanismo, ad esempio, legato al reclutamento, dove è già stata fatta parecchia innovazione, c'è il digitale, c'è la possibilità di fare concorsi su più località sul territorio nazionale, quindi siamo già a buon punto. Ma c'è un altro aspetto, che è quello della figura che andiamo a ricercare. Anche in questo caso si sono fatte dei progressi, ad esempio abbiamo un portale che prima non avevamo, il portale INPA, però secondo me da parte delle pubbliche amministrazioni c'è da fare una riflessione ulteriore. Il tema vero è lo sviluppo organizzativo delle amministrazioni, il che ovviamente significa vedere come l'organizzazione può crescere, cambiare, modificare, evolvere, di quali persone questa organizzazione ha bisogno, dove queste persone possono essere individuate o all'interno oppure all'esterno. Questo è un percorso che deve mantenere tra le varie fasi una sua coerenza. Nel momento in cui sono coerenti l'individuazione di quello che è il nuovo assetto organizzativo, quelle che sono le professionalità di cui ho bisogno, il fatto di vedere all'interno, no, quali sono i sentieri di carriera possibili ed in ultimo, no, l'avere la possibilità di attingere a risorse esterne per irrobustire l'organizzazione, quando questi quattro passaggi sono allineati, bene, si ha la massima efficacia. Una ricerca di personale che passa necessariamente anche per un nuovo modo di comunicare. Le amministrazioni non possono più essere autoreferenziali, ma devono cercare di instaurare un dialogo il più possibile empatico con gli interlocutori. Ci sono due aspetti anche in questo caso. Il primo è che cosa vado a raccontare e il secondo è su quali strumenti. E che cosa vado a raccontare? Vedo degli spazi di miglioramento. Siamo troppo abituati a pubblicizzare, dare informazioni a quelle che sono degli aspetti di natura tecnica, funzionario, terzo livello, posizione tal dei tali, il che sicuramente è necessario, indispensabile da un punto di vista della pubblica amministrazione, ma quando andiamo a parlare con persone che non sono all'interno della pubblica amministrazione hanno bisogno del traduttore. Ed è senz'altro un linguaggio che non avvicina, tende anzi a respingere. Questo è uno spazio di miglioramento dove le amministrazioni devono fare un esame di coscienza e vedere quanto sono pronte. L'altro aspetto è quello dello strumento. Viviamo in un mondo che non è quello sicuramente di quando ero io o quelli della mia generazione a cercare un primo lavoro, ma non è nemmeno quello di 5 o 10 anni fa. Ci sono modalità di comunicazione che vanno ben al di là degli strumenti classici, i media, la televisione, eccetera, c'è tutto il mondo dei social, c'è tutto il mondo delle reti formali e informali, è su questo che la pubblica amministrazione deve porsi la domanda di come cogliere questa sfida pieno proprio per raggiungere le persone che un domani potrebbero essere interessate a svolgere un compito per tutta la comunità. Oltre alle competenze richieste per uno specifico profilo, quali caratteristiche dovrebbe avere chi si candida per lavorare nella pubblica amministrazione? A me piace ricordare che in inglese il funzionario pubblico si chiama civil servant, ovvero qualcuno che si mette a servizio della comunità. Io penso che chiunque, dal lavoro più umile alla massima carica dello Stato, mi piacerebbe veramente che avesse la consapevolezza ed anche l'orgoglio di svolgere un compito che va al di là delle singole vicende professionali, ma la responsabilità di lavorare per tutti noi, per tutta la comunità che vado a rappresentare. Penso che questo sia molto importante e non sono sicuro che ce lo stiamo ricordando abbastanza. Ecco, questo potrebbe essere un suggerimento per quelle campagne di comunicazione empatica di cui parlavamo prima.